Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo con l'account di Giacomo, ragazzi. Non c'è scritto il nome, non ha un nome questo account, effettivamente sono lettere premute a casaccio, ma l'account è di Giacomo. Lo saluto e lo ringrazio per avermi dato l'opportunità di fare questo roll che ci accingiamo a compiere, di 31.700 gemme circa, gemma più gemma meno, di cui 4.000 saranno rollate a talenti, tutto il resto a eroi, ragazzi. Quindi andremo a cercare un bel po' di eroi, stiamo cercando eroi molto forti ovviamente, quali Michael, Anubis e Ronin, e anche un po' di talenti anche per Golem. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere un po' che cosa ci capiterà quest'oggi. Andiamo subito, ragazzi, con il primo 4,50. Subito un Candy Cane. Ma Candy Cane ovviamente non ci interessa, non era tra le richieste. Un ninja subito hot, ragazzi, subito hot. Un po' 4,50, un bel nulla. Cavalier morte. Non so, mi sbaglio se mi ha chiesto Cavalier morte. Sicuramente no. Allora, vediamo, redivivo, ragazzi. Redivivo gli mancava, mi aveva detto che gli mancava, ma che non era una delle sue priorità. Però gliel'ho trovato subito, ragazzi, giusto perché non era una priorità. Mica esce Ronin, no. Redivivo, ragazzi, redivivo è forte, quindi... quindi non male questo redivivo. Andiamo un po' a vedere però se ci dà Anubis. Cerca Anubis, che si sa, Anubis è tanta roba, quindi speriamo di trovarlo. Il tecnico invece non ci stupisce. Un panda, il triplone. Niente da fare, sciamano, ciclope, tritone. Sembra la fila stroke, ragazzi. Andiamo un po' di singoli così, ma... Niente Anubis, tutti blu. Si è spenta un po' quella scintilla, quella cosa che ci faceva uscire tutti quei leggendari. Non c'è più, e invece il Golem, mi aveva chiesto Golem oppure il talento per Golem, non mi ricordo. Sicuramente era il talento per Golem, però andiamo a vedere. Golem ancora non evoluto e ha due copie con questa, quindi prima evoluzione e già 20.000 frammenti risparmiati per la seconda. Non male, possiamo anche continuare. Allora vediamo un po' il 4,50 che non stupisce nessuno, con tutti blu. Il panda, regina, serpente, carnefice. Niente da fare, 4,50 di tristezza. Andiamo giù di tristezza con il tritone. Dai, Ronin che ancora mai, ragazzi, mai droppato, mai. Attenzione, il mieticulo brizzolato, incredibile. Campione gelaticulo, niente da fare. Cerca anche spezzaculi, ragazzi, quindi speriamo di droppare anche qualche nuovo eroe, oltre a questa copia di Golem e Redivivo, che non era una priorità. Quindi dai, Anubis, fammi questo regalo, Anubis, dai, niente da fare quando abbiamo 19.600 gems. Dai, linfa di cristallo, un'altra linfa, il triplone, niente da fare, ragazzi, niente da fare. Strega del gelo, sciameno, sciappiù, tutti blu, ragazzi, tutti blu. Bisogna concentrarsi e desiderare, ragazzi, proprio bisogna volerlo. Anubis, ora al prossimo triplone. No, invece campione gelatinoso, ragazzi. Niente da fare, sciamano. Attenzione, paladino. Che ci facciamo col paladino? Ed è finita anche la capacità slow. E proseguiamo sulle 16.000 gemme con un 4,50 che però ci offre soltanto una strega. Driade carnefice, dai Anubis, dai, 15k gems, siamo a metà strada praticamente. Dai, alchimista, ragazzi, che tristezza. Dopo un inizio veramente sportivo ci siamo arenati con una marea di blu. Dracax che sicuramente non ci serve, non è uno di questi supereroi. 13.500 gemme, vogliamo Anubis, niente da fare. Vediamo un po' il pandino. Medusa, chissà se c'è la medusa, vediamo, andiamola a vedere. Medusa sì, medusa no, medusa c'è, ma non è evoluta a livello 80, quindi sarà stata utile questa copia o avrà 69.900 meduse, vediamo, 3, vabbè, ne manca una per avere tutte le copie, per tutte quante le evoluzioni gratuite, ragazzi. Davvero figo però avere un account all'inizio dove sono tutti questi eroi, perché ogni volta che ne trovo uno devo sempre evolverlo con i frammenti, è impossibile trovarli, mentre adesso c'è tutto il tempo quando non potete evolverlo, cosa molto figa. Poterli accumulare già da subito quando non si possono fare evoluzioni. Il 3, 4 e 50
Che attenzione, però ho dovuto cliccare due volte, quindi chissà, chissà, ogni tanto si disconnette, chissà. 4,50, niente da fare, 11.400 gemme, deve darmi Anubis. Ora, no, no, boh. Niente ragazzi, non vuole proprio, niente, campione gelati culo, maledetti campioni gelati. Anubis, dai, campione gelatinoso, niente, siamo stati sfigati, guardate quanti campioni gelatinosi ragazzi, invece di droppare leggendari, stiamo droppando campioni gelatinosi leggendari, non ci posso credere. Dai, adesso mi darà una sfilza di blu perché sono usciti tutti quanti questi viola, ma tutti a gelatine, puzzolenti. Dai, un'altra gelatina ragazzi, incredibile, facci questo regalo, un altro 4,50, niente da fare. Niente da fare, non me lo vorrei togliere. Vedi, tutte queste cazzo di gelatine merdose ci hanno bruciato tutto il drop dei leggendari, quelle fottute gelatine. Adesso abbiamo 4.900 gemme. Ah, 4.900 gemme, quindi ultimi, voilà, ultimi due, un 4,50 e due singoli, vai. 4,50, ultimo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere che effettivamente abbiamo droppato solo gelatine con 30k gems, a parte veramente, sì, un golem sicuramente, medusa, redivivo, nuovo eroe, ma con 30k gems. Ci potevamo aspettare di più, ecco, diciamo così, ci potevamo aspettare di più. No, con 30, con 26 praticamente, k gems. Devo dire la verità, ragazzi, un pochino speravo, ve lo giuro, speravo di trovarlo, almeno Ronin, almeno una volta di trovarlo, questo maledetto Ronin, di provarlo, invece niente, non vuole uscire neanche Anubis, che a me è uscito a culo. Non è voluto uscire neanche Spezzaculi, neanche Michael, ragazzi, speravo di trovare davvero qualcosa di più. Vediamo un po' se saremo più fortunati magari con i talenti. Allora, vediamo, vediamo che cosa abbiamo. Spargimento. Iniziamo proprio da lui. Vediamo un pochettino. Rigenerazione, che non ci serve. Ha una sega di nulla, una sega di nulla. Rianimazione 3. Non facciamo nulla neanche con questo. Vediamo un po'. Ira del cielo 4. Dai, almeno per il potere questo da qualche parte lo mettiamo. Beh ragazzi, perso per perso, vado a togliere questo talento a 1, a meno, e andiamo a sostituire. Poi andiamo avanti. Autodistruzione 1. 3000 gemme, ragazzi. Una decina di talenti, direi 9. Speriamo di trovarne almeno uno a livello 5. Rallentamento 4. Andiamo a mettere questo rallentamento a Regina Arpia e continuiamo, ragazzi, speriamo di essere un pochettino più fortunati. Ultimissimi roll, veramente, autodistruzione, rianimazione, rianimazione, dio della guerra, dio della guerra, spargimento 4, spargimento 4. Vabbè, lo buttiamo qui per fare potere, andiamo avanti, guardiano del fuoco 3. Ultimissimo ragazzi, veramente l'ultimo, se no non può fare le missioni, e bam, colpo pesante 2. Una cosa ragazzi incredibile, non siamo riusciti a droppare né un talento decente, né diciamo eroi di quelli ormai potenti che sta sfornando ultimamente le GG, perché come avrete notato dall'uscita diciamo forse di Michael in poi sono stati fatti praticamente, tranne Spezzacuori che non è esageratissima. Dopodiché sono stati fatti da tantissimi eroi fortissimi, mi dispiace non aver preso proprio quelli, tra cui Michael, soltanto uova verdi, intanto le apriamo, tra cui Michael, Anubis, Ronin, ragazzi, questi eroi qui che ormai iniziano a essere davvero fortissimi, cioè Ronin l'ho incontrato una volta sola, perché magari non lo trova nessuno, ma è davvero una cosa assurda, il nuovo eroe, come avrete visto, che uscirà nel prossimo aggiornamento, è devastante, quindi sta puntando molto a fare degli eroi davvero fortissimi, eroi di classe proprio S, e quindi staremo a vedere un po' che cosa ci dirà il futuro, però per adesso non siamo riusciti a trovarli in questo role. Quindi volevo salutare la Gilda Lupus, poi anche Mattias, Lorenzo e il capo Lord Ral. Quindi ragazzi, vi saluto tutti quanti e per questo video abbiamo finito. Come detto prima, mi dispiace non aver preso qualcosa di clamoroso, vabbè, sarà per la prossima volta. Vi invito a lasciare un bel like e un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Yeah.
We'll be right back.